il nostro sito, i nostri colleghi attraverso il loro lavoro, il lavoro della squadra che hanno messo su sotto l'insegna degli occhi della guerra e non solo quello, hanno fatto un lavoro che mi permetto di dire eccezionale e anche abbastanza unico nel panorama italiano dell'informazione. In 4 anni, perché i reportage abbiamo iniziato a farli poi nel 2014, abbiamo realizzato quasi 200 reportage veramente dappertutto e moltissimi dei quali grazie anche al vostro contributo. Grazie al vostro aiuto noi vogliamo tornare anche in Afghanistan. In Afghanistan abbiamo speso un milione di euro al giorno fino ad oggi, no? Quindi 7-8 miliardi, un milione di euro al giorno. Abbiamo mandato 4.000 uomini, abbiamo avuto 54 caduti, centinaia di feriti, chissà quanti morti abbiamo fatto dall'altra parte della barricata, e tutto questo è valso a cosa? Ad andarcene e a dire va bene, grazie, e adesso trattiamo i talebani e magari i talebani tornano a Kabul. Allora era meglio neanche partire, no? E perché dobbiamo tornare in Libia? Perché, ma ce lo dicono anche i fatti più recenti, anche la cronaca di ogni giorno. Da dove arrivava quel terrorista che voleva far saltare San Pietro, che era un somalo arrestato 48 ore fa? Arrivava dalla Libia. This is a bomber come to the charge and having this broken and my this. Anche a Bari il Papa Francesco ha detto il Medio Oriente senza cristiani non è un Medio Oriente. Anche io vi dico di più, noi da 2000 anni abbiamo la missione e la vocazione di essere cristiani in Siria.